Ciao a tutti. Una delle cose più ostiche che i neofiti cercano di intraprendere è questa della famigerata spalla bassa. A tutti i costi gli istruttori normalmente provengono ovviamente da una istruzione dedicata molto di più all'arco olimpico. Anche nell'arco nudo cercano di indirizzare tutti i neofiti e tutti i loro allievi a assolutamente avere questa spalla bassa. E non sempre questo è possibile, no? Perché quando alziamo le braccia ovviamente va su anche la spalla. Ma perché dobbiamo avere questa spalla bassa? Beh, la spalla bassa in biomeccanica serve soprattutto ad economicizzare le energie ed avere un allineamento un pochino più preciso. Non dimentichiamoci che l'arco olimpico ha una sua stabilizzazione, l'arco è molto più pesante che l'arco lungo. Ma questa spalla bassa alla fine ha senso? Serve dedicarcisi anche nell'arco nudo? Beh, effettivamente sì, però non prendiamoci non cerchiamo di essere così capziosi su avere a tutti i costi questa spalla bassa. Se vediamo il tiro, vedo tantissimi arcieri che, come per l'arco olimpico, cercano di inserire già la spalla in questo modo qua. A mio modo di vedere è un'impostazione non giusta. È molto più semplice andare in pretrazione, diciamo così, in pretrazione, cioè alla partenza del nostro tiro, in modo del tutto rilassato in questo modo qua. Quindi, come alziamo l'arco, tutte e due le braccia, vedete, completamente rilassate. Se io lo faccio senza arco, lo faccio in questo modo qua. Tutte e due le braccia vanno verso il bersaglio, completamente rilassate. Hop, vediamolo con l'arco. Uno, ecco, poi mi metto all'altezza degli occhi e inizio il tiro. Vediamolo, lo vediamo da varie angolazioni. Qui alzo su, il braccio è ancora rilassato, completamente rilassato. Poi vado in ancoraggio, provoco tutti i miei allineamenti e tiro la mia freccia e il braccio si distende. Ricordate, spalla dell'arco estesa e mantenuta estesa durante la trazione. Spalla bassa, certo, quando io parto non avviene questo movimento, no? È logico che la spalla va mantenuta estesa e mantenuta estesa rimane perfettamente in linea. Vediamolo dalla parte opposta, questa è la partenza, estensione, ancoraggio e possiamo effettuare il nostro tiro. Semplice? Beh, non c'è niente di semplice ovviamente, però non cerchiamo di a tutti i costi di tenere la spalla bassa, perché poi è contratta. Quando siamo su abbiamo il braccio contratto. Ricordate dai video precedenti che il braccio dell'arco deve essere esteso ma non bloccato. Quindi io non posso vedere una contrapposizione di questo genere tipo arco olimpico per poi andare, a parte che sicuramente mi posso fare del male, ma l'arco va mantenuto esteso in questo modo, rilassato,
esteso ma rilassato, spalla estesa e mantenuta estesa, ancoraggio, eccolo qua. Allineamenti, vediamo gli allineamenti, vediamoli anche da dietro. Spalla estesa, contatti al viso, chiusura e rilascio. Beh, ovviamente non è facile, però già sapere dove non andare a cadere negli errori può essere comunque costruttivo. Io vi invito comunque a provare e riprovare questo atteggiamento, questa forma di tiro, perché a mio modestissimo parere è la più performante. Quindi niente di bloccato, niente di rigido, non abbiamo la stabilizzazione che ci permette di perdonare questi errori, cerchiamo di essere dinamici e rilassati. Ok? Grazie a tutti, ricordatevi che potete darmi supporto acquistando il mio libro. Ciao a tutti!